Buongiorno, oggi parleremo del Benezit, la versione online dell'Enciclopedia d'arte, edita a Parigi nel 1911 e venduta poi alla Oxford University Press. Che cos'è il Benezit? Non è una banca dati, nel senso classico, quelle a cui siete abituati e che restituiscono come risultati spogli di periodici o parte di libri, ma è appunto un dizionario biobibliografico online, che contiene notizie molto interessanti non solo sul singolo artista, ma anche sull'opera d'arte, notizie su utili per ricostruire la vita dell'opera, come è girata, in quali aste è stata battuta, in quali mostre è stata presentata. Come sono arrivata qui? Con il percorso consueto, dalla pagina del sistema bibliotecario di Ateneo www.sba-uniroma3.it. Ho selezionato la pagina dedicata alle risorse elettroniche e dove le trovo elencate in ordine alfabetico o per categoria. Ho scelto la categoria Architettura e Storia dell'Arte, dove si trova il Benezit, e sono appunto arrivata qua, ricordando che mi devo sempre logare con le credenziali di Ateneo, quelle che utilizzo per il Cedolino o per GOMP. Dunque, come vi dicevo, questa è un'opera molto importante per lo studio della storia dell'arte. Rispetto alla versione cartacea, offre molte possibilità di effettuare una consultazione veramente approfondita. Vedete qui intanto una prima suddivisione per categorie. Vedete, ci sono ad esempio campi, mezzi. Naturalmente, se effettuate una ricerca appunto in questa modalità browse, modalità navigazione, io vi consiglio di utilizzare, come dire, categorie abbastanza specifiche, abbastanza ristrette. Ad esempio, qui scegliendo Art Markets ho un numero di risultati che sono sicuramente gestibili rispetto a ai risultati che avrei scegliendo categorie un pochino più generiche. Scusate, in questi giorni la rete è sempre un po' lenta. Il sistema mi ha restituito 180 risultati. Come vedete, io qui in basso, sulla sinistra, ritrovo gli stessi campi che mi trovo in alto nella fascia verde, con già i risultati di una ricerca incrociata e con accanto il numero di occorrenze che il sistema restituisce. Cominciamo da una ricerca semplice. Ho 22 risultati. In genere la prima occorrenza è proprio la scheda di dizionario, la scheda di enciclopedia dedicata all'artista che ho cercato. Vi faccio vedere come si presenta una scheda. È abbastanza completa. Il corpo della scheda è costituito dalle notizie biobibliografiche dell'artista. E poi ci sono i contenuti che si ripetono qui a sinistra. Vedete in Contents, voglio soffermare la vostra attenzione su questo Museum and Gallery Holdings, che, come vi dicevo prima, è uno di quei contenuti che ci dice qualcosa sulla vita dell'opera d'arte, in questo caso il museo o la galleria d'arte in cui essa è conservata. Torno indietro per fare un'altra ricerca. Faccio questa volta una ricerca per navigazione. Devo utilizzare sempre questa funzione Clear All tra una ricerca e l'altra. Allora, vado questa volta a cercare in questa categoria Occupation, prediligendo diciamo, il risultato riguardante i collezionisti o i mercanti di arte. Il sistema sta lavorando. Ho scelto, come vi dicevo prima, una categoria abbastanza specifica. Ho comunque 137 risultati.
ma come vi facevo vedere prima, in basso a sinistra si ripresentano gli stessi campi che vedo qui in fascia verde e il numero di occorrenze di risultati già diciamo incrociati con questo tipo di ricerca. E questa diciamo è una funzione, secondo me, abbastanza comoda per voi che studiate storia dell'arte. Vi consiglio, come in tutte le banche dati, anche qui nel Benezit, di crearvi una propria cartella dove salvare i risultati della vostra ricerca e dove li potrete trovare ogni volta che vi logate e entrate di nuovo nel Benezit. Adesso andiamo a fare un esempio di ricerca avanzata. Clear all, sempre come vi dicevo, tra una ricerca e l'altra. Allora, eccoci qui. Questa volta in tutti i campi all metterò Vasari. E voglio aggiungere un ulteriore termine di ricerca. Questa volta dal menu a tendina vado a selezionare Exhibitions. Vedete com'è ricco questo menu a tendina, come offre effettivamente una possibilità di ricerca molto specifica e molto raffinata. Ripeterò anche qui la mia stringa di ricerca Vasari e a questo punto lancio la ricerca. Il sistema mi restituisce un solo risultato che apparentemente può essere fuorviante perché è la scheda dedicata a Michelangelo. Vado ad aprire questa scheda e vedrò che in proprio Exhibitions. Scorriamo, facciamo un po' di scrolling, ma avrei potuto richiamare il risultato anche da qua. Effettivamente, ecco, vedete qui e qui nella stringa di, diciamo, del risultato è contenuto il termine che io ho ricercato, Vasari, quindi Vasari contenuto in exhibitions, in questo caso in mostre collettive. Volevo farvi vedere anche un altro esempio di ricerca avanzata. Clear all, come al solito. E volevo appunto farvi vedere un campo che credo possa essere interessante per voi, che è quello di Auction Records. Registri d'asta. Allora, io in all vado ad inserire Amedeo Modigliani. Cambiamo periodo, aggiungo termine e vado qui appunto a selezionarmi Auction Records, registri d'asta. È interessante mettere in questo campo il nome dell'opera che deve essere sempre in inglese, ricordiamoci, perché il Benezit, come la quasi totalità delle banche dati, è di area anglofona. Lancio a questo punto la ricerca. Cosa ho chiesto? Di avere notizie di registri d'asta in cui sia stata battuta l'opera di Modigliani con il titolo che ho digitato. E effettivamente apro la prima scheda, che è proprio quella appunto dedicata a Modigliani, e in Auction Records, che avete visto senza fare lo scrolling, posso già richiamare da qui, vedete, ho notizie effettivamente di quest'opera che è stata battuta all'asta a Parigi il 14 febbraio 1927. Credo che questa funzione possa essere abbastanza interessante per voi. A questo punto io ho terminato la mia presentazione sperando di avervi chiarito, di avervi illustrato almeno un po' delle veramente numerose funzioni di ricerca del Benezit.
Cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo fatto una ricerca semplice evidenziando il contenuto Museum and Gallery Holdings. Abbiamo fatto una ricerca per navigazione, modalità browse e una ricerca avanzata, sia cercando mostre su un artista che andando a cercare anche nei registri d'asta con il nome di una determinata opera. Spero di aver chiarito in parte il Benezit, sperando di vedervi al più presto in biblioteca. Nel frattempo sono a disposizione a questo indirizzo di posta elettronica per qualsiasi chiarimento di cui voi aveste bisogno. Vi ringrazio per la visione. Buongiorno.